Numerosi sono stati i nostri servizi riguardanti i lavori di ristrutturazione di Piazza della Repubblica e il conseguente spostamento del mercato giornaliero che ospitava. Tempo fa l'apertura della piazza fu procrastinata dall'amministrazione di 40 giorni per via di ritardi e complicazioni sorte durante la realizzazione dei lavori. Quest'oggi le nostre telecamere si sono recate sul cantiere per fare il punto sullo stato dell'opera di riqualificazione. In seguito alle sollecitazioni pervenute in redazione da parte dei commercianti che lavorano nella suddetta piazza e agli spunti avuti durante il consiglio comunale di giovedì 18 ottobre, dove tra l'altro c'è stato un accesissimo alterco tra il consigliere Aldo Vitarelli e l'assessore ai lavori pubblici Mario Alfonso Foglieri, in merito al ritardo e alla qualità dei lavori. Allora, la situazione: dovevano consegnare i lavori il 20 di agosto, dal 20 di agosto siamo alla fine di ottobre e se ne parla. Adesso stanno mettendo in sicurezza il cantiere perché non sanno quando riprenderanno i lavori. Cioè, il sindaco e i nostri assessori, consiglieri comunali sono andati fino a Roma a farsi cacciare dal ministro là per il tribunale, per l'ospedale e per la piazza qua di Piazza Repubblica. Ci sono tanti negozianti che qua si fa la fame perché loro hanno deciso di fare un lavoro che non bisognava essere fatto, perché questo lavoro qua è inutile. Vedete la piazza come la stanno facendo e vi rendete conto, quello è come stava e quello è come la stanno facendo, un lavoro inutile, 700.000 euro sprecati al vento. E poi si lamentano che lo Stato li sta tagliando, il tribunale sta tagliando, gli ospedali bruciano i soldi così inutilmente. Abbiamo constatato l'esasperazione dei commercianti per i disguidi, ma soprattutto per i danni economici causati alle loro attività dal cantiere, oltre che la presenza di numerosi elementi architettonici che lasciano perlomeno qualche interrogativo. Questa è Lucera, vedete? Questi sono i lavori che dovevano finire prima delle feste di agosto. Prima delle feste d'agosto doveva venire la fontana, dovevano fare delle cose, non hanno fatto niente. Questi sono i nostri politici di Lucera, una massa di bugiardi. L'Unione Europea che ha dato questi soldi a sti signori, di venire qua a vedere il lavoro che hanno fatto, a vedere il suo 1,5 milioni d'euro, come è stato investito. Non si può entrare, non passa più nessuno. Loro le tasse non se le prenderebbero pagate in questo periodo che loro fanno l'acqua, la munnezza. Tutto, noi non possiamo pagare perché noi le tasse le paghiamo. Si prendono pagate le tasse e non se ne fregano. Non è mai venuto uno a vedere qua come procedevano i lavori, non sono mai venuti. Nessuno. Per cominciare, buona parte delle basole, le cosiddette chianghette, sono state tagliate per rendere di forma quadrata rettangolare al fine di facilitarne il posizionamento. Le pietre che delimitavano i marciapiedi, che avevano una determinata età, sono state sostituite da altre di recente fattura. Questo altera l'originaria architettura della piazza e l'equilibrio visivo della sua composizione. L'altezza degli stessi marciapiedi in determinati punti è stata ridotta, producendo un dislivello, una sorta di scalino, davanti all'ingresso di alcuni locali commerciali, con i disguidi che si possono immaginare soprattutto per le persone anziane. Quelli che comandano, quelli che vanno a fare, che so che vanno a fare qua, dicendo che nulla mi ha chiesto, non siamo anziani, non potevo dire la bacia a testa, nulla mi ha fatto qua. Ah, qua da venire a chiesto come stavano a vedere. Se non ci fanno sapere quando iniziano i lavori, almeno di togliere tutta questa schifezza che sta qua. Così noi abbiamo il passaggio per scaricare, la roba, scaricare, le persone non possiamo fare niente, non fanno a terra che si fanno male. Questo almeno chiediamo, che ci fanno sapere o che iniziano i lavori o che puliscono qua. Una parte della piazza, dove sono state apposte basole di colore bianco, ha una pendenza contraria, ovvero rispetto alla strada il piano di calpestio non si trova in discesa, cosa che permetterebbe all'acqua piovana di defluire, bensì in salita, creando un allagamento in caso di pioggia sostenuta. Critiche vengono sollevate da commercianti e residenti anche in merito all'effettiva realizzazione del progetto iniziale di riqualificazione, che prevedeva la costruzione di una fontana al centro della piazza che ad oggi ancora non si è vista. Il problema è che qua i lavori non si sanno più quando riprenderanno, c'è gente che qua ha un'attività, cioè non può più andare avanti, cioè non si sa come deve fare. Cioè loro ci hanno promesso che il 20 di agosto consegniamo i lavori, dal 20 di agosto siamo arrivati a 20 novembre. E hanno messo in sicurezza il cantiere e non si sa più quando riprenderanno questi lavori. Cioè, ma si può fare un discorso del genere? E qua come dobbiamo fare? Roma non è stata fatta in un giorno e Piazza della Repubblica nemmeno.